Qui ogni cosa è stata creata per la percezione visiva, scriveva nel 1812 la francese Madame de Stael. Dalla sua fondazione nel 1703, San Pietroburgo è sempre stata interpretata come un gigantesco palcoscenico, un grande teatro in cui l'Europa metteva in scena se stessa, no? E dietro le quinte, e studiandone la storia, si respira l'aria della copia, dell'imitazione, del plagio. Eppure l'armonia degli ensemble dell'architettura pietroburghese regala emozioni uniche, vibrazioni diverse da quelle che possiamo percepire in Europa. Come mai? I russi dicevano che Pietro il Grande avesse costruito la città in cielo e poi l'avesse calata al suolo come un plastico di dimensioni reali. È andata più o meno così. C'è una grandissima differenza con le città storiche italiane. Lì si respira la stratificazione dei secoli, con costruzioni che si accavallano l'una sull'altra e che raccontano come pagine di un libro l'evoluzione della città in tempi lunghissimi e spazi ristretti. Qui è successo l'opposto, spazi enormi, tempi molto brevi. Sì, perché San Pietroburgo fu portata a compimento nell'arco di 50 anni circa, secondo un insieme di principi omogenei. E come racconta magistralmente Orlando Figes, la linea retta ha avuto tutto l'agio di respirare nell'ampiezza dei panorami. Gli architetti poterono costruire palazzi enormi sfruttando il riflesso nei fiumi e nei canali per meglio bilanciare le proporzioni, ottenendo così un effetto di assoluta bellezza. Perché le foto e i video qui non rendono? Perché tutto è immenso, ci dovete veramente essere qui per capire che cosa si prova. Il palazzo d'inverno su tutti qui davanti. 1050 stanze, 1886 porte, 1945 finestre, 117 scale, ma sembra quasi fluttuare al di sopra degli argini. Il ritmo sincopato delle colonne bianche sulla facciata verdolina crea una specie di movimento che sembra riflettere l'andamento del fiume Neva. Pure lo scorrere del tempo, anche oggi, quando tutto è completamente ghiacciato. L'armonia visiva non era l'unico obiettivo di questa ferrea disciplina urbanistica. La pianificazione dei quartieri della capitale era anche una forma di ordinamento sociale. Aree residenziali aristocratiche erano qui vicino al palazzo d'inverno e i giardini d'estate. La zona impiegatizia era vicino alla piazza del Fieno, la Pietroburgo di Dostoevskij. Dove vivo io, nella zona di Kuznetsny, c'erano fabbri, vasai, cuochi e così via. In quella zona Dostoevskij scrisse i fratelli Karamazov. Nel suo quaderno è stata trovata una pagina in cui lui aveva annotato il famoso verso di Pushkin, «T'amo, creatura di Pietro», dedicato a San Pietroburgo. Ma sotto Dostoevskij aggiunge: «No, mi dispiace, io non la amo, sono finestre, buchi e monumenti». Ho capito che non ti piaceva Fyodor, ma stai sereno. Sì, perché vedete come funziona la geopolitica di questa città. Da quella zona laggiù in fondo, nel 1917, il popolo non poteva arrivare qua perché il governo apriva e chiudeva ininterrottamente i ponti per isolarsi. Le donne incazzate, inseguite dagli uomini, hanno attraversato proprio il fiume che era completamente ghiacciato come oggi e pare che urlassero allo zar: «Vieni qua Nicola, che non ti facciamo niente!» Boom, 300 anni di dinastia Romanov. Ciao cacao! E poi i grandi palazzi nobili di inizio Settecento, come questo Sheremetyevo sulla Fontanka, avevano un'altra funzione, erano una forza civilizzatrice in mezzo alla Russia barbara e contadina. Pietro il Grande volle occidentalizzare la Russia. Abitudini e simboli della vecchia Moscovia vennero abbandonati. Le lunghe barbe, via! Calzature fatte in scorza di tiglio, via! Giubbe intessute in casa, case di legno con le finestre intagliate, le chiese dalle cupole a cipolla tipicamente russe, via! Bisognava imparruccarsi e incipriarsi come i francesi. I panorami settecenteschi, lo spazio e il cielo aperto connettono la Russia a ben più ampi universi. Linee dritte tendono verso orizzonti lontani, al di là del quale c'è l'Europa. Questo non era solo il posto tramite il quale l'Europa entrava in Russia, ma anche il posto tramite cui la Russia si faceva conoscere in Europa. Da questa architettura e da come è disposta si avverte quel pensiero che non ha mai abbandonato i russi. Vivendo ai margini del continente, i russi non sono mai sicuri se possono definirsi europei o asiatici. Talvolta è proprio dal confronto o dal contrasto tra queste due culture che loro trovano la propria identità. A tal punto che, direi come tanti italiani, i russi quando sono in casa
amano definirsi e considerarsi cosmopoliti e quando sono all'estero però amano rivendicare il fatto che sono russi. Pietroburgo fu concepita come una composizione di elementi naturali, acqua, pietra e vento. E il fuoco non serve, ci sono già loro, i russi, anime incendiarie per eccellenza. Lo scrittore Nikolaj Lvov scrisse: «Nei paesi stranieri tutto segue un piano. Le parole sono soppesate, i passi misurati, ma fra noi russi c'è una vita impetuosa, la nostra parola è tuono e da noi le faville volano». Oh, in 15 anni quante faville che ho visto! Io più modestamente ho scritto che San Pietroburgo è come una scolaretta ordinata e coi capelli raccolti che gioca a fare l'europea, ma al primo incrocio di sguardi immancabilmente rivela tutta la sua anima russa. E basta entrare in un cortile a caso per vederlo, oppure entrare in uno dei tanti palazzi della strada, vedete subito il contrasto tra fuori e dentro, oppure studiare un po' la storia con la Nevskij che parte da due parti e a un certo punto non si trovano e bisogna fare una curva per collegarle. Ma questo è uno dei tanti meravigliosi tratti di questa cultura, è l'effetto cipolla o matrioska, è quello che puoi scoprire solo grattando un po' alla volta. Perché in Russia è dietro il palcoscenico, dietro il plastico, è dietro questa bellezza estetica assoluta che si nasconde il vero teatro.